Durante il bow test stavamo facendo un lavoro legato al test delle manipolazioni. È importante che il proprietario possa manipolare il cane in ogni situazione, per qualsiasi motivo, anche provocandogli del dolore, perché se un cane ovviamente ha una ferita e noi andiamo a toccarlo, il cane non è autorizzato a morderci. Ci sono molti cani che hanno refrattarietà al contatto. Esistono dei recettori presenti in tutte le zone del nostro corpo e del corpo dei nostri amici a quattro zampe, che inviano degli impulsi al sistema centrale che dicono: questa cosa qui per me è molto fastidiosa. Questo è molto spesso legato alla mancanza di docilità nel cane, e questo tipo di interazioni tattili possono portare il cane a delle risposte aggressive nei confronti dei proprietari o nei confronti degli estranei. La cosa che a noi interessa è che i proprietari possano toccare il cane in qualsiasi situazione, gli estranei ovviamente no, perché sarebbe una forma di violenza. Quello che noi dobbiamo costruire è un lavoro di abituazione in cui anche un cane con una scarsa docilità impari ad accettare tutte le interazioni tattili proposte dai proprietari. Motivo per cui fin dai primi mesi di vita è importante testare il grado di docilità dell'animale e riuscire a capire se effettivamente c'è da fare un lavoro di abituazione. Questo lavoro di abituazione è necessario, diciamo, con il 95% dei cani. Nella maggior parte dei casi non viene fatto, e poi si arriva un anno e mezzo, due anni, a delle reazioni aggressive da parte dell'animale che erano assolutamente prevedibili.